quando parliamo di editing ci viene facile pensare che si intenda semplicemente l'agire su un testo e quindi fare una revisione nella forma e spesso anche nel merito. Ma come ho già avuto modo di dire, l'editing è qualcosa di molto più vasto, diventa veramente dare una veste editoriale a un testo. Ovviamente molto dipende dagli obiettivi dell'autore e dal tipo di testo. Chiaro che ci rapportiamo molto diversamente se abbiamo a che fare con un testo creativo, un romanzo, un racconto, un testo puramente autobiografico, oppure invece abbiamo a che fare con un testo che parla di un'evoluzione di un brand, per esempio, quindi che racconta la storia di un'azienda o di un professionista. Vi avevo già parlato di un manuale di lettura espressiva e raccontandovi come avevamo agito anche con altri collaboratori per arrivare ad avere un testo di alta qualità. Oggi vi parlo di un testo, anche questo molto particolare, che è Raccontare le imprese di Fulvio Iulita. Iulita si occupa di storytelling aziendale e insieme ai suoi colleghi di Plume di marketing digitale. Quindi la sua idea, l'idea che aveva e che aveva praticamente già scritto, era quella di raccontare storie di imprese, ma il testo in realtà che lui aveva in mente, che aveva progettato, era molto più ampio e comprendeva diverse argomentazioni molto interessanti nel campo appunto del marketing digitale, ma anche della produzione e dello sviluppo di contenuti sul web. Riguardo a questo testo va precisata però una cosa importante: l'autore aveva deciso di autoprodursi per tutta una serie di più che validi motivi. Questo abbiamo già avuto modo di affrontarlo: l'autopubblicazione può avere un senso in determinate situazioni e condizioni, che qui c'erano tutte nel caso di questo libro. Quindi il progetto grafico, che è dell'autore, è stato molto libero, a sua discrezione, ma devo dire che i risultati sono stati davvero ottimi. Tornando al tipo di lavoro che si è fatto su questo testo, devo dire che l'editing è stato puramente di sistemazione, è stato un editing di ripulitura del testo, semplicemente andando ad agire su alcune ripetizioni, cambiando la struttura di alcune frasi, ma per lo più il testo era già ben scritto. Il lavoro vero è stato quello di capire, confrontandosi sempre costantemente con l'autore, che ha sempre interagito, anche questo molte volte fa la differenza. Non vuol dire che non si possa affidare totalmente il proprio lavoro, ma dipende sempre dagli obiettivi che l'autore ha in base al proprio testo e di quanto poi voglia avere la padronanza o meno di questo testo. Dicevo, ci siamo molto relazionati per capire il peso degli argomenti. Il risultato è stato che poi si è scelto di parlare in questo libro semplicemente soltanto delle imprese e dei professionisti e non si è dato qui spazio invece a tutte quelle altre argomentazioni che troveranno casa in un altro testo. Questa è una scelta molto mirata, perché intanto, anche se a volte abbiamo l'impressione di avere davvero tanti argomenti, tante cose da dire, non è detto che debbano rientrare tutte esclusivamente nello stesso testo. E infatti questa scelta ha sicuramente dato una maggiore personalità a questo libro e ha dato un filo conduttore molto saldo, molto forte. Quindi il lettore trova un percorso che gli mostra quali siano le caratteristiche che hanno portato imprese e professionisti ad affermare in modo così forte, così particolare il loro brand. Poi perché ci sia proprio Babbo Natale in copertina? Questo scopritelo voi. Buona lettura!